Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento sul parlamentino della Regione Toscana. Anche oggi a Palazzo del Pegaso, dibattito tra maggioranza e opposizione, ma noi non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il sommario di questa edizione. Tra i temi affrontati in questa seduta si è parlato anche di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono tantissimi gli incidenti, purtroppo mortali, che si sono verificati in Toscana nell'ultimo anno, anche con, ricordiamo, negli ultimi mesi incidenti molto gravi a Firenze, ma si è parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro. I temi sono tantissimi, toccati dai consiglieri e dai gruppi politici, dalla sicurezza per quanto riguarda l'infortunistica, dalla sicurezza in agricoltura, dove il lavoro nero ancora oggi sembra essere molto elevato, così come anche sugli interventi che riguardano i cantieri edili che sono sottoposti a controlli. Noi andiamo ad ascoltare subito dai contributi filmati nelle interviste qual è la posizione dei gruppi politici in Toscana sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Intanto deve essere un impegno di tutti, perché ogni volta che c'è un incidente sul lavoro e magari c'è anche un solo morto, questo è uno sfregio alla nostra Costituzione che basa la nostra Repubblica sul lavoro. Quindi pensare che ci sono persone che la mattina escono di casa e poi magari non tornano perché hanno avuto una morte nel luogo di lavoro è veramente una cosa che contrasta con la civiltà, oltre a creare drammi umani, costi sociali e costi proprio economici. Noi pensiamo che l'impegno che tra l'altro la Regione mette da tempo con atti, con leggi, ma anche con protocolli concreti, ricordo quello nel settore del tessile per ispezione in tutte le aziende tessili di Prato quando ci fu l'incendio che costò qualche anche lì alcune vite umane. Ricordo il protocollo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nelle cave delle Apuane, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, di Livorno e di Piombino. Insomma, c'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche, perché ogni anno la Regione Toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda appunto i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti. Ma tutto quello che accade, anche un solo incidente, ma soprattutto anche un solo morto, è una cosa che non è tollerabile. Quindi occorre fare di più. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la carta di Firenze, vale a dire ridurre i subappalti, soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti, come quello dell'edilizia e della filiera agricola. Aumentare i controlli, e per questo occorrono più ispettori, occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che è ministeriale, sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie. Occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità, e questo deve essere fatto a tutti i livelli, ad iniziare dalle scuole. E poi una formazione che almeno in alcuni settori, penso a quello dell'edilizia per esempio, si faccia nel cantiere e si faccia con la presenza di tutte le figure professionali che sono coinvolte. L'attività che può essere fatta viene svolta. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso è che forse servono meno leggi,
ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazione delle stesse. Serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma nello stesso tempo le ASL possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa, ma poi molte volte si creano maggiori oneri, magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. Credo che il tema della sicurezza sul lavoro non debba mai essere un tema né che vada da una parte strumentalizzato né che vada da una parte affinché ci siano delle divisioni politiche. La Regione Toscana ha fatto e continua a fare delle azioni che siano appunto a tutela di tutti i lavoratori, ma la strada è ancora lunga. La strada è lunga in Toscana, ma è lunga anche a livello nazionale. Sappiamo che è in discussione il decreto lavoro appunto al Parlamento, che andrà appunto ad intensificare dal punto di vista di controlli, dal punto di vista di gestione, la sicurezza sul lavoro, e abbiamo apportato anche noi delle richieste alla Giunta regionale, perché pensate, nel 2017 è stato chiuso l'apparato gestionale dal punto di vista amministrativo regionale che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità, il tema della gestione, diciamo, anche sulla sicurezza in tema sanitario. Quindi un unico una maxi struttura regionale, su cui però ci sono dei dati allarmanti, perché pochissimi sono i dipendenti che occupano, diciamo, la posizione in tema di controlli, in tema di sicurezza. È un lavoro molto molto delicato e dopo un paio di anni all'interno di quella struttura tutti i dipendenti, una gran parte di loro, chiedono di essere trasferiti altrove, perché comunque il lavoro è difficile, quello di andare a controllare, ma soprattutto di recarsi sui luoghi dove è avvenuta una morte. Quindi questo è quello anche che fa quell'ufficio competente, quindi un lavoro molto particolare, molto stressante, molto difficile, su cui c'è bisogno anche di fare dei corsi di formazione, di corsi di stabilità anche psicologica per coloro che vi lavorano all'interno. Sicuramente la Regione Toscana ha dei punti a suo favore per quanto riguarda il numero dei controlli, perché supera la media nazionale del 5% sul tema dei controlli, però ha anche tante leggi che siedono lì e che sotto tanti punti di vista non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione è ai minimi termini, e che il fatto delle banche dati che tra di loro non riescono a comunicare permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità, e l'unica proposta che secondo noi seria arrivata dalla Regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario, in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative, ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere, che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. È sottodimensionata l'infortunistica all'interno del sistema ferroviario e abbiamo un sistema del massimo ribasso che fa sì che la tutela del lavoro e dei lavoratori passi in secondo piano rispetto a quelli che sono dei conti ragionieristici per cercare di trarre il massimo possibile di ricavo da un appalto.
Tutto questo è inaccettabile, il governo nazionale non sta facendo nulla al riguardo, anzi l'unico passaggio che sono stati fatti sono stati gli aumenti del personale per l'ispettorato nei posti di lavoro che sono stati fatti con i governi in cui il Movimento 5 Stelle si curava del lavoro. E questo è gravissimo perché stiamo assistendo ancora oggi a un numero di morti che ci indigna ogni giorno e che fa essere i nostri messaggi di cordoglio ridondanti all'interno di una situazione grave in cui fondamentalmente manca il monitoraggio, il denaro e il personale che vada a fare dei veri controlli sul territorio. La Regione Toscana, accorpando con una delibera nel 2017 la funzione di sicurezza con l'igiene veterinaria, ha dato il suo colpo a sua volta e quindi qualcosa di più va fatto e non ci si può trincerare dietro un elenco di misure che non sono sufficienti, è palese. Io ho fatto un intervento che era leggermente fuori dal coro, in quanto sia quello che ha detto l'assessore, sia gli interventi di maggioranza e opposizione sono stati interventi del tutto condivisibili, perché sono interventi politicamente corretti. Io però ho voluto far astrarre il coloro che mi ascoltavano dalla loro posizione di politici e di parlare da utenti. Perché vanno a comprare la maglietta made in Cina o made in India, dove la sicurezza dei luoghi di lavoro non è rispettata? Cioè, tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto. Di fronte a delle tragedie come quella di Via Mariti oppure altre che ci sono state, come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario, per l'amor di Dio, è bene che ci sia, come è stato detto, una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. In realtà però poi dobbiamo essere realisti e finiamo per doversi scontrare con una realtà che è ben diversa, perché comunque l'economia è quella che è, langue, e automaticamente tutti noi vanno a fare la spesa dove c'è le cose che costano meno, sia in ambito di abbigliamento che in ambito di sostentamento di cibo. Per cui io vorrei che potessimo trovare una dialettica all'interno dell'Assemblea legislativa che ci permetta di trovare un equilibrio, cioè, perché è inutile essere più realisti del re quando poi non si riesce a condensare le questioni in cose concrete. Per cui benissimo fare della prevenzione e di fare sicurezza sui luoghi di lavoro, ma bisogna essere quantomeno realisti. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La Regione Toscana ha sicuramente a cuore la sicurezza dei lavoratori e, da quanto si evince alla comunicazione dell'assessore Cioffo, sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la Regione. Stesso discorso vale per il Governo nazionale. Il Governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e, aggiungo io, tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano, perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni, ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione, e questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non fa ritorno alla propria famiglia, che è quanto di più
brutto ci possa essere per fare battaglia politica. Ho apprezzato anche, l'ho detto anche oggi in aula, l'atteggiamento per esempio della segretaria del Partito Democratico Schlein, che all'indomani di quanto è accaduto a Firenze, anziché rifuggire come hanno fatto certi sindacati in facili polemiche, ha teso una mano alla Presidente del Consiglio Meloni dicendogli su questo si lavora insieme, e auspico che anche il Consiglio regionale della Toscana possa fare altrettanto. Siamo giunti al termine di questa edizione del Consiglio regionale della Toscana. Anche oggi abbiamo seguito in aula il dibattito tra maggioranza e opposizione. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime puntate. Regione Toscana, il Consiglio regionale.